a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Euro Truck Simulator 2. Stavo dicendo Farming Simulator, ma ok, Euro Truck Simulator 2. Benvenuti in questo episodio di tutto di più. Questo è il secondo, è la seconda parte del viaggio in Svizzera. Quindi ripartiamo, abbiamo fatto appena addormentare il nostro autista per farlo riposare, altrimenti poi l'episodio veniva di notte. Quindi quindi ok, ripartiamo, sentiamo carreggiata. Questo è il secondo episodio, premessa, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi, lasciamo il link in descrizione della pagina Facebook, mettete mi piace anche lì se potete, altrimenti basta che iscrivete e mettete mi piace al video. Tanto il mi piace non costa niente, sembra che costerebbe, cioè se costerebbe 100 euro vi capisco, ma cioè non costa niente, non capisco perché anche quelli che ci seguono di più non lo mettono. Quindi ripartiamo nel nostro viaggio, siamo ufficialmente in carreggiata, via! Ok, ripartiamo in carreggiata. Comunque fateci sapere via messaggio privato o anche via commento se i video vi piacciono sul nostro gradimento, così possiamo cambiare o rimanere con la nostra abitudine, cioè rendering, qualità, eccetera. Quindi ripartiamo, siamo ufficialmente ripartiti, 1:40 dall'avvio del video. Questo video durerà più o meno 13-14 minuti. Piccola premessa, stiamo caricando il terzo episodio del viaggio in Francia. Prossimamente, cioè dopo dei giorni del viaggio in Francia, caricheremo il quarto e ultimo episodio del viaggio, sempre del viaggio in Francia. Poi dopo altri due giorni caricheremo il primo, cioè quello precedente in Svizzera, che stiamo renderizzando, e dopo due giorni questo. Quindi una settimana pienissima di video, veramente piena. Stiamo cercando di preregistrarceli in un'unica giornata. Abbiamo cominciato alle 4:30, sono le 18:21, e quindi 2 ore di caricamento, registramento. Abbiamo preso 90 dell'ora, abbiamo passato il record. Comunque se lagga è perché stiamo, come detto, caricando il terzo episodio. Stiamo caricando il terzo episodio, abbiamo appena finito di reindirizzare il quarto, dopo lo caricheremo. Stiamo reindirizzando anche il primo della Svizzera, appena finiamo questo reindirizziamo anche questo e poi andiamo a giocare un po' a FIFA 14. Come detto, novità, a breve arriverà il programma cioè per la registrazione di Xbox 60, per portarvi sul canale FIFA 14, GTA 5, Assassin's Creed 4 forse, e Far Cry 3 e Battlefield 3, quindi per e anche Battlefield 4, quindi per darvi su un piano sempre più video. Quindi andiamo sempre avanti, siamo 3 minuti, quindi c'era circa 10 minuti, non lo so, il tempo passa veramente velocemente, tra circa 10 minuti il video finirà, credo questa sarà la penultima parte del viaggio in Svizzera. Mi diceva il mio amico, dobbiamo anche correre con il camion perché ci siamo riposati e quindi se arriviamo in ritardo il nostro, come dire, capo ci darà il ritardo e quindi un bonus minore di soldi. Siamo a 89 km orari, cerchiamo di andare dritto come nostra tradizione, pirati della strada, però credo in questo episodio non ce ne saranno gli scontri fatali con auto per evitare spreco di tempo inutile.
come vedete i viaggi nei nostri episodi di Eurotrack sono molto belli, divertenti, emozionanti. Se vedete il quarto del viaggio in Francia è veramente spettacolare, molta suspense, appena lo caricherete a carichiamo andatelo a vedere, è veramente un bellissimo video ricco di suspense, non spoiler niente. Come vedete la bandiera della Svizzera, credo siamo appena entrati in Svizzera, siamo a 90 km/h, cerchiamo sempre di fare maggior parte, cioè la maggiore numero di chilometri orari possibili per arrivare prima in Svizzera, meno 650 per aver oltrepassato il limite di velocità, cioè non devo arrivare veloce, ma come dobbiamo fare, comunque a noi non ce ne importa perché ci risarciranno il nostro capo con ben più di 4.000 euro, quindi saranno il bonus intorno ai 12.000 euro, cioè il totale dei nostri soldi. L'arrivo per il lunedì alle 10.24, ci rimangono 126 km, 2 ore e 3 minuti di viaggio, sono le 8.22 di lunedì, abbiamo 8.777 euro. E come vedete eravamo partiti con 250 km e in poco più di 10 minuti abbiamo fatto la metà dei chilometri. Quindi come vedete all'inizio sembra tanto, ma poi diventa poco. Andiamo a schiantare. No, siamo andati a schiantare, la nostra tradizione di pirati della strada non è rinnovata, credo che in questo episodio sarà rinnovata anche viste le numerose curve. Vedete, nel quarto episodio del viaggio in Francia ci sarà un ribaltamento, tutta una strage, quindi andatela a vedere. Come vedete qui c'è il cheat mio amico sul passo della Madonna, cioè all'interno nella carreggiata che non si potrebbe passare, noi passiamo per andare veloce, passiamo anche l'altra macchina, se ce la facciamo siamo a 65 km/h anche in salita, attenzione ce la possiamo fare, limite a 100, si mette un'altra carreggiata, quindi ci impedisce di fare il sorpasso bestia, quindi ok, continuiamo per i nostri, per i fatti nostri, il viaggio, siamo a 7.55, come vedete noi, cioè come sentite noi cronometriamo il tempo per evitare disturbi, nel senso che cioè nel senso che dopo non dobbiamo togliere il video per vedere quanto tempo è passato. Ok, lasciato un po' senza parlare per anche un po' come dire respirare, dato che sono praticamente sono 4 video di seguito che sto parlando come un matto, quindi capiamo un po', si è seccato anche la gola a parlare. Sono a 300 km, rimangono, ci mancano 1 ora e 38 minuti, forse come detto dal mio amico con un altro video ce la faremo a terminare il viaggio in Svizzera e a cominciare un altro viaggio, però sempre in video spezzati per non confondervi. Comunque mandateci il commento, un messaggio privato anche su Facebook se volete che qualche viaggio preciso, tipo per esempio voglio il viaggio in Italia, noi lo facciamo per carità, quindi se vi serve qualcosa scrivetecelo. Passo a bestia, ok, nella carreggiata dove non si può, sorpassiamo a bestia, ok, andiamo, passiamo, siamo a 9.56 minuti di video, sono praticamente due gambe uguali, solo che noi abbiamo il rimorchio, lui no,
cioè di morto, ho detto, ma non è di lì. Come detto, 91 km. Ok, quindi ragazzi, a 13 minuti ci fermiamo per motivi di rendering, come diciamo da circa 7 video. Lol. Ok, come vedete sullo sfondo ci sono delle paleoliche, in basso, circa in basso, vabbè, a destra ci sono dei terreni coltivati, a sinistra ci sono delle, anche se ci sono i specchietti, ma comunque si vedono delle aree verdi dove ci sono gli alberi. In frente a noi ci vediamo un altro camion, credo sia di colore rosso blu o rosso blu, comunque vabbè, questo è l'importante. Siamo 88 km orari, il limite credo sia 100. Abbiamo proseguito molto questo viaggio, abbiamo fatto circa più di 100 km. Quindi credo che nel prossimo video ce la facciamo a terminare il viaggio in Svizzera e a cominciare un altro. Quindi siamo a 11:27. Ok, ho sorpassato la bestia, non ancora ci schiantiamo neanche una macchina, anche perché noi abbiamo vogliamo arrivare prima per evitare, come detto la prima, il bonus che non ci viene dato, come vedete tantissime balle nella sinistra. Noi, come dice il mio amico, abbiamo una laurea nello schiantamento, siamo i pirati della strada, come vedete questa parte di strada avanti a noi tutta dritta, siamo a 12:08. Tra 5 minuti finirà, cercheremo di finire. Questo è il viaggio più veloce che abbiamo fatto più di 100, più di 70 km in 10 minuti, quindi praticamente tantissimo. Penso arriveremo in orario. Sì, credo di sì. Ok ragazzi, stiamo rallentando per fermarci. Quindi ragazzi, per questo, anche per questo episodio, il secondo episodio della Svizzera, è tutto, dai, di tutto di più è tutto. Mi raccomando, mettete mi piace alla pagina Facebook, mettete mi piace al video, commentate, iscrivetevi, dai, di tutto di più è tutto. Ciao, tutti.